Con il termine cross-contaminazione si intende il trasferimento non intenzionale di microrganismi o sostanze chimiche da un alimento a un altro. Questo trasferimento può avvenire in modo diretto quando c'è un contatto fisico tra due alimenti o uno gocciola sull'altro, oppure in modo indiretto, attraverso dei mezzi che fungono da intermediari, come superfici di lavoro, utensili da cucina, oppure le mani di chi manipola e prepara gli alimenti. Nel secondo caso, il processo di contaminazione avviene in due fasi. In un primo momento, i microrganismi o le sostanze presenti in un alimento vengono trasferiti su mani, superfici o utensili. In un secondo tempo, da questi passano per contatto su altri alimenti. Le cross-contaminazioni costituiscono un rischio nel momento in cui ad essere trasferiti sono microrganismi patogeni, che in certe condizioni possono causare tossinfezioni, oppure sostanze che possono causare allergie, intolleranze o tossicosi. Come fare quindi per evitare le cross-contaminazioni? Lavarsi le mani sia prima che dopo aver manipolato gli alimenti. Lavare appropriatamente superfici di lavoro, utensili e attrezzature con acqua calda e sapone tra una lavorazione e un'altra. Non utilizzare gli stessi utensili per alimenti crudi e alimenti cotti, per evitare che eventuali microrganismi si trasferiscano dai primi ai secondi. Evitare il lavaggio di carni crude, in quanto gli schizzi d'acqua possono contaminare le superfici della cucina e quindi favorire contaminazioni indirette. Coprire gli alimenti crudi e riporli sugli scomparti più in basso del frigorifero, ben separati dagli alimenti pronti al consumo. Utilizzare contenitori che prevengano gocciolamenti o spargimenti di liquido. Infine, durante la preparazione di un pranzo o una cena, evitare di utilizzare alimenti o sostanze ai quali gli ospiti sono allergici o intolleranti.